Salve a tutti, a chi è riuscito a venire, a chi non è riuscito, a chi recupererà l'incontro. Questo è il primo incontro della nostra scuola di cultura politica dopo l'inaugurazione di un paio di settimane fa. Siamo molto felici in quanto associazione di riprendere i nostri incontri dal vivo dopo una pausa forzata e siamo contenti di riprenderlo con relatori di questo calibro. Pertanto volevo dire prima di tutto che un po' l'idea di Sottosopra è quella di dar spazio a riflessioni critiche che consentano un approccio e una visione dei problemi un po' più eccentrica, un po' più spostata e che consentano di vedere quei fatti che vengono presentati in maniera, vogliamo dire, semplicistica, vogliamo dire banalizzata, sotto un'altra luce. E per questo, per quanto i nostri pensieri vadano a quanto sta accadendo in Ucraina, oggi abbiamo ritenuto importante iniziare la nostra rassegna sul mondo nuovo parlando della pandemia, del contesto post-pandemico, ma prima di tutto di come è stata trattata la pandemia, di come è stata gestita dai governi di tutto il mondo, in particolare in Italia, e quali sfide ha portato la situazione pandemica, e lo faremo con i nostri tre relatori. Ne parleremo quindi con Paolo Napoli, direttore di studi dell'École des études en sciences sociales a Parigi, che tenterà di introdurci alla problematizzazione del concetto di misura. In che senso? Durante la pandemia, infatti, abbiamo sentito spesso l'espressione prendere una misura, ma cosa significa? Il professor Napoli ci parlerà del rapporto che sussiste tra il suddetto significato qualitativo del termine, mi corregga. Quando, come, e quindi il senso di il governo che prende una misura e il significato, che rapporto c'è tra questo significato qualitativo e il significato quantitativo del termine misura, per cui misura nel senso di prendere misura del contagio dal punto di vista scientifico. Sono tematiche che il professore ha trattato in numerosi saggi, articoli, e in particolare vorrei ricordare anche che durante la pandemia è uscito un libricino di cui il professore ha curato l'introduzione, Biopolitica e Medicina, dove vengono trattati questi temi nelle lezioni nel pensiero di Michel Foucault, di cui è esperta anche l'altra nostra ospite, la nostra seconda ospite, la professoressa Laura Bazzicalupo, professoressa di filosofia politica dell'Università di Salerno, e la quale nel suo intervento discuterà di altre due categorie di cui abbiamo spesso sentito parlare durante la pandemia, che sono quello di emergenza e di eccezione. Tenterà un po' di chiarire effettivamente qual è il significato di questi due termini usati più o meno legittimamente, poi vedremo. Ma soprattutto il suo intervento verterà sul carattere di novità della sfida a cui la pandemia ci ha messo di fronte, che ci interpella non tanto in quanto cittadini o in quanto popolazione, ma in quanto esseri viventi in una realtà post-antropocentrica, e poi vedremo cosa significa con la professoressa. Infine, ma non per importanza, c'è l'avvocato penalista Carlo Blengino, esperto di protezione di dati personali e di privacy, che ci parlerà anche lì di cosa ha portato dal punto di vista tecnologico la pandemia, quali sfide ha introdotto? In particolare abbiamo visto come la parte online della nostra vita sia integrata con la parte offline e viviamo in questa realtà on life, l'abbiamo chiamata, e cercheremo appunto di capire come la tecnologia abbia portato sì tante incredibili nuove potenzialità, tante incredibili novità di cui soffriamo tutti i giorni, ma dietro questo carattere innovativo, positivo, quello che vogliamo, c'è anche un lato un po' più oscuro, c'è un lato che andremo a approfondire proprio con l'avvocato Blengino, che ringrazio di essere qui, come ringrazio gli altri nostri ospiti, e penso di aver parlato abbastanza, pertanto passerei la parola al primo dei nostri relatori, professor Napoli. Grazie a tutti. Sì, penso di sì.
Allora, grazie mille, all'associazione Sottosopra e ai suoi componenti e componenti femminili, se ce ne stanno, e grazie per questo invito. Allora, io entro subito nella parte della relazione che dovrò fare. E quando mi è stato proposto, ho immaginato che tutto l'aspetto che riguarda la pandemia, lo stato di eccezione, urgenza, emergenza, eccetera, erano da una parte, diciamo, già ampiamente acquisite nel discorso pubblico e quindi risuonavano costantemente nelle nostre orecchie, e d'altra parte immaginavo che appunto la professoressa Bazzicalupo avrebbe affrontato da par suo la questione, e quindi mi sono tenuto al di fuori di questo argomento, fermo restando che posso poi alla fine, se il tempo è sufficiente, entrare anche in alcune questioni che riguardano più certi provvedimenti assunti dal governo in materia di pandemia qui in Italia. Ma quello che volevo invece, diciamo, un po' affrontare, in una maniera un po' più obliqua, un po' più defilata, è interrogarmi un po' su questo, diciamo, costante lessicale che non è certamente dovuto a questo periodo, ma che risale già al lessico della politica e anche in qualche modo non in termini propriamente tecnici del diritto, che consiste, che è questo sintagma, che cosa significa, diciamo, del prendere una misura? Che cosa vuol dire quando un'istituzione, sia il governo, che sia l'autorità di una protezione civile, comunque diciamo un'autorità amministrativa, prende una misura. Quindi sostanzialmente si tratta di capire innanzitutto che cos'è il posto della misura nell'ambito del diritto e vedere naturalmente come si interseca col suo versante, diciamo, scientifico, quantitativo, che è la sua origine, diciamo. Versante quantitativo e scientifico che per esempio noi troviamo in un libro neanche troppo vecchio che si intitola Measuring Well-being, cioè misurare il benessere, A History of Italian Living Standards, dove vengono, diciamo, uscito dalla Oxford University Press nel 2017 a cura di Giovanni Vecchi, in cui il benessere italiano viene fotografato attraverso tutta una serie di rubriche e restituito in termini statistici, per cui noi abbiamo la misurazione di che cosa sia il nutrimento, l'altezza, la salute, vicino tutte le rubriche, il lavoro infantile, l'educazione, l'emigrazione, il reddito, la diseguaglianza, la povertà, la ricchezza e lo sviluppo umano. E addirittura i bilanci familiari. Ecco, tutte queste rubriche compongono quella che è una sorta di misurazione statistica del benessere. Quindi, in qualche modo, già si capisce come qualitativo e quantitativo nel concetto di misura si implicano mutualmente, come aveva del resto capito Hegel, no? Che giustamente dice la misura è la qualità quantificata, no? Ecco, bisogna. Ho preso questo esempio così per introdurre un po' più il discorso del concetto di misura nel diritto. Allora, naturalmente il concetto di misura del diritto, in termini così diciamo, di buon senso, direi, è spesso, diciamo, identificato col concetto di equità, di giusta e, diciamo, appropriata valutazione del caso concreto, individuazione di una sorta di nomos soggettivo nei rapporti sociali, no? A volte viene visto. Insomma, che rinvia un po' all'aristotelico giusto mezzo. E quindi, in qualche modo, il concetto di misura, a questo proposito, identifica il valore metalegale del diritto. E proprio in questo senso, finisce per confondersi con quella che è un po' lo spauracchio di tutto il positivismo giuridico, che è la nozione di Natur der Sache, la natura della cosa, come dicevano i positivisti tedeschi dell'Ottocento. Cioè una sorta di legge nascosta degli oggetti sociali, come se la misura fosse una sorta di nomos intrinseco agli oggetti sociali. Addirittura si parla anche di sentenza misurata, spesso, diciamo, la storiografia sociale e istituzionale che si è rivolta, diciamo, anche a periodi antecedenti a quelli degli ultimi secoli, quindi il periodo dell'ancien regime, diciamo così. Sì, interessandoci dell'attività giurisprudenziale, individuava come una sentenza misurata,
quella sentenza data dal giudice sulla base della valutazione del caso concreto, no? Quella che è il concetto di equità. Però se noi lasciamo da parte tutte queste accezioni abbastanza corrive, normali, diciamo un po' scolastiche del concetto di misura applicato al diritto, a un concetto molto generico di diritto, e quindi che rinvia a questa idea di natura della cosa, vediamo che in realtà, diciamo, il concetto di misura diventa un termine molto più concretamente spendibile nell'attività del giudice stesso nel momento in cui deve, per esempio, valutare il cosiddetto, faccio un esempio, pretium doloris, no? Quando il giudice deve, per esempio, quantificare un danno che riguarda una lesione morale, a quel punto deve arrivare a quantificare ancora una volta ciò che ha una natura qualitativa, e lì la misura diventa un criterio per rendere giustizia concretamente. Un ulteriore momento in cui una nozione di misura incontra il diritto è naturalmente il diritto penale, diciamo il famoso principio introdotto dell'illuminismo giuridico, per cui esiste una giusta proporzione, una giusta misura tra pene e reati. Ecco, tutto questo io ve l'ho premesso, ma per lasciarlo da parte. Comunque per dire che sì, c'è questa visione del concetto di misura all'interno del diritto, però io vorrei proporvene un'altra che naturalmente è quella un po' più attinente allo sfondo dell'attualità che qui ci riunisce. La misura è in realtà anche, se viene, diciamo, usata, non è un termine tecnico, ripeto, per quanto riguarda il diritto, però è usata ampiamente tanto nel linguaggio legislativo, penso agli stati d'ansia regime, in cui tanti testi normativi utilizzano il concetto di misura per indicare il provvedimento concreto su questa o quella cosa, e quindi volevo dire che è una forma, una tipologia normativa che accompagna, veramente diventa lo strumento principale per l'affermazione delle prime burocrazie statali negli stati europei, a partire dal XVII secolo in poi, diciamo. In questi contesti, quando per esempio si scorre tanto la legislazione francese oppure la legislazione degli stati, dei territori tedeschi del 6 e 700, e si incontra il termine mesure o massname o massregel, spesso ci si imbatte in un termine che indica un dispositivo diciamo al servizio di entità politiche sovrane impegnate in un modo o in un altro a amministrare il benessere morale e materiale di una popolazione su un dato territorio. A partire da questo, diciamo, concetto di misura, che spesso viene associato a misura amministrativa o, come si diceva nel Settecento, quando ancora, diciamo, il concetto di amministrazione non si era affermato nell'autonomia semantica che noi conosciamo, si parlava di misura di polizia, in questo contesto vediamo che il concetto di misura da un punto di vista politico-giuridico gode di una sua posizione preminente. E per capire però, diciamo, questa storia primordiale del concetto di misura, non c'è migliore, a mio avviso, diciamo, strumento per indagare questo concetto che rifarsi alle pionieristiche, diciamo, se vogliamo chiamarle così, indagini di un linguista come Mil Benveniste, che nel suo alla voce misura del suo vocabolario delle istituzioni indoeuropee dà questa spiegazione, diciamo, della formazione, della genesi del concetto di misura nelle culture indoeuropee. A partire dall'analisi che Benveniste fa del radicale med, che è un radicale che ritrova nelle varie culture giuridiche e culture linguistiche indoeuropee, misura, che appunto indicato dal radicale med, significa misura di costrizione, cito Benveniste, che presuppone riflessione, premeditazione e che si applica a una situazione disordinata. Una gamma di significati che poi penetrano nel concetto latino di modus,
che si arricchisce peraltro, diciamo, di ulteriori sviluppi come quelli che il verbo greco medo e medomai può apportare. Allora, a quel punto, diciamo, il concetto di misura penetra in Occidente attraverso una ricchezza semantica molto variegata, e per cui c'è una misura che indica una volontà di un'autorità, una decisione sovrana, a cui è una variante questa che compare, che viene individuata dallo stesso Benveniste, rileva, diciamo, anche una misura che indica un corpus di norme oggettive, tecniche, che vengono di volta in volta indicate dall'autorità perché debbono essere applicate in quella situazione. Quindi, diciamo, misura come, non come espressione di una volontà soggettiva, ma come elemento, come aggregato di norme oggettive che l'autorità deve semplicemente indicare, non creare. Naturalmente questo secondo versante della misura che penetra nel concetto di ius romano, cioè un corpus di norme tecniche che il giurista non crea ma indica. Ecco, se noi invece, questo è, diciamo, l'antefatto linguistico del concetto di misura, se noi vediamo invece, guardiamo all'impiego moderno, concetto di misura trova nel linguaggio del diritto e in particolare a partire, diciamo, dal linguaggio dell'ancien regime, diciamo, quindi da, diciamo, dal XVII secolo in poi, e si trovano appunto in sintagmi come mesure de police, misura di polizia, polizei mas regel o polizei mas name, ebbene qui cambia, assistiamo a uno stacco rispetto al modello individuato da Benveniste. Perché nella prassi di governo che caratterizza gli stati territoriali, la misura questa volta si trasforma in strumento di potere. Non è più un corpus di regole tecniche oggettive che l'autorità si limita a indicare, che esistono già là e che si semplicemente debbono essere indicate, ma sono il frutto della produzione, della creazione dell'autorità politica stessa. È in questo preciso contesto storico che la locuzione prendere una misura comincia ad avere un senso. Quindi, diciamo, tutto l'antefatto della misura che Benveniste aveva in qualche modo illustrato e precisato nella sua ricchezza semantica viene ristretto in una chiave soggettivistica e, diciamo, legata all'esercizio di un potere a partire dal XVII secolo in poi. Prendere una misura, a quel punto, diventa una locuzione che non era concepibile nell'accezione giuridica originaria analizzata da Benveniste, semplicemente perché all'epoca le misure non potevano essere prese, tutto al più potevano essere indicate, ma prendere una misura nel senso, diciamo, di adottarla e di produrla e in quanto tale poi applicarla a un contesto specifico, concreto, non era concepibile. Ora, tutto questo chiaramente viene attestato dalle fonti, non è, la mia non è una supposizione, non è, questo si può riscontrare sulla base delle fonti. E tutte le fonti normative ci dicono che la misura delle, quando le autorità politico-amministrative adottano una misura, significa che stanno intervenendo in un modo che soppesa, giudica, tratta. Tutte queste accezioni del concetto di misura sono contenute nella misura stessa, una situazione di disordine. Questa misura può concretarsi secondo modalità differenti, no? Come si fa, diciamo, come ci si confronta col disordine? Ebbene, a volte la misura può consistere in una sorta di disciplina esauriente di uno o più settori della vita pubblica, secondo criteri che vanno dalla limitazione alla coercizione, all'organizzazione o alla vera e propria creazione di un ordine normativo nuovo. In questi casi la misura è una sorta di pianificazione di un ordine delle cose. Guarda cioè al futuro, anticipa il disordine che si potrà creare in futuro.
Un'altra declinazione del concetto di misura invece deve confrontarsi con l'emersione di qualcosa di imprevisto nel presente. E quindi è la risposta, diciamo, al disordine che improvvisamente rompe nella realtà. Fronteggiare l'imprevisto in qualche modo. E qui si apre tutto il discorso della cosiddetta situazione eccezionale. La misura è non necessariamente legata solo alle situazioni eccezionali. La situazione eccezionale è una delle modalità attraverso cui l'esercizio della misura si può realizzare, ma la misura ha uno spettro, diciamo, di applicazione molto, molto più vasto. Naturalmente è su quell'aspetto emergenziale che la storia ha fatto gravitare il peso maggiore, no? E quindi quando si dice adottato, il governo è stato costretto, diciamo, l'autorità amministrativa, politica amministrativa ha adottato una misura, normalmente ci si riferisce a un fatto non previsto, a uno spiazzamento rispetto alla realtà che si pensava di poter irregimentare e che invece si mostra altra rispetto alla capacità di risposta che deve dare nell'immediato all'autorità per farne fronte. Quindi qui si tratta essenzialmente nel secondo caso non di una misura che pianifica, ma di una misura che deve coincidere con la rapidità del rimedio, rimediare a una situazione più che anticiparne l'ordine, no? Restituire l'ordine a ciò che immediatamente lo ha scompaginato. E quindi tutto è legato all'efficacia dell'intervento normativo, del rimedio. In questo senso, tanto più una misura efficace, quanto più riesce a neutralizzare le circostanze che hanno generato quel motivo di disordine. Di questo tipo di esempi, di questo tipo di casi, diciamo, di misure che intervengono ex post per cercare di reagire a una situazione di disordine, per esempio tutte le legislazioni di ancien régime sono piene. E guarda caso, quali sono i due settori in cui si manifesta questa capacità reattiva delle autorità politiche e amministrative? Sono quelle dell'approvvigionamento materiale, la cosiddetta polizia frumentaria, no? Cioè quando manca il grano, quindi quando crescono si impennano i prezzi, naturalmente si creano, diciamo, situazioni di disagio enorme dal punto di vista sociale, ecco che deve intervenire una misura di governo per cercare di far fronte a quel tipo di disagio. E l'altro aspetto è quello sanitario. Tutte le misure che vengono adottate dalle autorità politiche e amministrative quando per esempio scoppia un contagio dovuto sia a un contagio di virus, che all'epoca era molto molto sentita la questione epizootica, cioè dei virus che circolavano tra gli animali perché impattavano sulla salute stessa della popolazione, ma anche i contagi relativi alle malattie diffuse all'interno della popolazione stessa. Ecco, in questo si vede che in questo tipo, diciamo, di misura reattiva abbiamo a che fare con una misura che cerca di costituire l'ordine a partire da una situazione che non era preventivata. In ogni caso, sia che si tratti di una misura che cerca di preventivare l'ordine, cerca di programmare, di pianificare un'organizzazione delle cose, sia che invece cerchi di reagire al disordine emergente, abbiamo a che fare a uno strumento tipicamente di governo, cioè tipicamente amministrativo. Anche quando alcune giurisdizioni dell'ancien régime prenderanno dei provvedimenti a titolo giurisdizionale, come gli arrêts de règlement, per esempio, no? Un giudice può adottare una formula che in Francia è conosciuta come una decisione di regolamento. In realtà è una decisione che viene presa dall'autorità giudiziaria, ma il cui contenuto è fondamentalmente amministrativo, un po' come quella che oggi si chiamerebbe la giurisdizione volontaria nelle nostre giurisdizioni. Allora, se questa è la misura, naturalmente, e questo io dico questo perché spero che non sia, che si percepisca che non sono cose molto lontane dalle vicende che stiamo vivendo, è per non entrare in maniera così frontale, diretta, no? Per cercare un po' di allargare il discorso. Se si parla di misura in questi termini, naturalmente lo strumento rispetto al quale la misura precisa la sua identità è quello della legge.
Il rapporto tra legge e misura diventa un rapporto, diciamo, di prossimità, di unione, di distinzione, che caratterizzerà soprattutto, il dibattito costituzionalista europeo, diciamo, tra fine Ottocento e soprattutto tutti i primi anni, il primo trentennio del XX secolo. Però questo dibattito, diciamo, che si articola soprattutto in Germania all'inizio del XX secolo, è, come dire, anticipato da una riflessione da chi giurista non era, o meglio, lo era anche, ma che non è certo passato alla storia come giurista, e che era Marx. Il giovane Marx. Perché il giovane Marx, quando scriveva nella Gazzetta Renana, no, la Rheinische Zeitung, nel 1842, e si occupa per esempio dei dibattiti che la dieta renana dell'epoca consacrava alla questione della libertà di stampa, Marx fa una distinzione molto netta e molto acuta. Cioè, dice, la legge che disciplina la libertà di stampa, in questo è ancora molto hegeliano, la legge che disciplina la libertà di stampa ha il carattere autentico di una legge, cioè Gesetz. Invece, l'editto della polizia, l'editto di censura, cioè l'intervento normativo da parte dell'autorità amministrativa che proibisce, per esempio, a un giornale di uscire, quindi un editto promulgato dall'autorità di polizia, conserva, dice Marx, solo la forma della legge, perché in realtà è una misura. Marx parla di Maßregel. E quindi, diciamo, Marx sintetizza così: la misura censoria non è una legge, la legge sulla stampa non è una misura. Pone immediatamente le basi per questa tensione dialettica tra legge e misura, cioè tra legge in quanto espressione di un organo istituzionale preciso e misura in quanto espressione dell'organo di governo come braccio operativo, no? Da una parte la ratio, dall'altra la voluntas, da una parte la costitutio, dall'altra l'actio, la concretizzazione reale della volontà. Allora, per il giovane Marx, quindi, la legge sulla stampa, in quanto esistenza positiva della libertà, è in sé razionale, cioè trova in sé il fondamento della sua necessità. E per questo è vera legge, proprio perché ha in sé, nella sua formulazione astratta, i caratteri della razionalità. Non li deve trovare altrove. È l'enunciato normativo che è in sé razionale in maniera autosufficiente. Non deve essere legittimato al di fuori di se stesso. È la legge che si autolegittima e si, diciamo, dichiara la propria razionalità. E quindi trova in sé il fondamento della sua necessità, e per questo, dice Marx, è una vera legge, cioè diritto, dice wirkliches Gesetz, cioè diritto, Recht. L'editto sulla censura, invece, non ha, questo è l'elemento fondamentale, dice Marx, non ha in sé misura alcuna, hat kein Maß an sich, dice Marx. Cioè, la legge, diciamo, l'intervento normativo delle autorità di polizia che sopprime l'esistenza di una rivista, per esempio, non ha in sé un criterio normativo autosufficiente. Non ha in sé una regola razionale, keine vernünftige Regel. Non persegue fini che gli sono propri, ma si fonda sul principio del fine che giustifica i mezzi. Cioè, sostanzialmente, dice Marx, la misura dell'autorità amministrativa trova sempre fuori di sé il concetto e la ragione per cui applicarsi. Mentre la legge lo ha in sé, la misura lo trova nella realtà. Quindi è sempre questa proiezione sulla realtà che è al centro del concetto di misura. Mentre la legge non ha bisogno di questa emersione del reale per potersi giustificare,
La misura è sempre proiettata sull'oggetto reale che sta di fronte a sé e solo da questo oggetto reale può trarre la sua ragion d'essere. Ebbene, questa tensione tra legge e misura, che Marx aveva lucidamente interpretato e scorto, insomma, diciamo, più che interpretato, aveva ben analizzato e scorto, non dimentichiamo che Marx aveva studiato diritto, Ebbene, questo concetto, questa tensione si ritrova in maniera molto più compiuta, molto più dispiegata, molto più insistita e molto più ideologicamente difesa nel XX secolo con Carl Schmitt. E che qui, che sostanzialmente porta a compimento le premesse marxiane, senza peraltro citarlo, quando già nel 1924, quindi diciamo siamo ben al di qua degli eventi successivi dal 33 in poi, quando si ritrova al congresso dei professori di diritto pubblico, dà un intervento che si intitola La dittatura del presidente del Reich secondo l'articolo 48 della Costituzione di Weimar. Ebbene, in questo testo, in questa sua produzione, Schmitt oppone proprio una di fronte all'altro la Rechtsform, la forma giuridica, alla Maßnahme, alla misura. Cioè, incomincia a creare quella polarizzazione di una normatività divaricata tra una normatività giuridica in senso proprio, la legge, e una normatività che forse è paragiuridica, ma non corrisponde al modello della legalità. Si tratta sempre di forme di normatività, ma di natura diversa. Qual è la caratteristica della Maßnahme, della misura, cioè di questa forma normativa? Ebbene, è che questa forma normativa, nella sua maniera di procedere, è interamente determinata dalla situazione concreta e obbedisce quindi a uno scopo pratico. Dice Schmitt, la misura è sempre dettata dallo stato delle cose. La formula che utilizza è die Lage der Sache, lo stato proprio della realtà, e dalla regola del caso per caso. Cioè non esiste una misura generale, ma ogni misura esiste in quanto sarà adeguata alla situazione concreta. Quindi la misura è per definizione situazionale. Vedete come di quelle doppia declinazione del termine di misura che l'ancien regime aveva attestato con una diversificazione abbastanza chiara. La misura era anche quella che riusciva a pianificare un ordine nella realtà nel futuro. Si ritiene esclusivamente la seconda declinazione, quella della misura come provvedimento concreto legato a risolvere un problema che si pone in un dato momento, quindi come reazione, come rimedio per creare un ordine laddove il disordine si è, per forza delle cose, diciamo, che si sono determinate, imposto. Perciò, dice Schmitt, alla misura non appartiene un contenuto specifico e un'autentica forma giuridica. La Maßnahme, dice Schmitt, in definitiva è retta dalla clausola res rebus sic stantibus. Così come stanno le cose, devo trovare il rimedio adeguato. Ma si capisce bene che qui la preminenza è accordata all'evoluzione del reale, alle determinazioni che si creano nella vita concreta, e non a un criterio preventivo che stabilisce una forma normativa come potrebbe essere quella della razionalità astratta e generale della legge. Siamo sempre su un intervento che deve cercare di recuperare ciò che la normatività perde o quantomeno non riesce a controllare, perché la realtà le sfugge di mano. E quindi è una reazione ex post e quindi deve essere commisurata. Capite che a questo punto misura qui è sempre più un criterio normativo che deve essere il più possibile vicino alla realtà.
esattamente l'opposto di quello che è la razionalità astratta e generale della legge, che invece misurerà la propria razionalità sul fatto di essere il più lontano possibile dalla situazione concreta, no? Questo, diciamo, fa parte, diciamo, delle conoscenze comuni. Però è importante capire come il concetto di misura sia fondamentalmente legato a una situazione e rispetto a essa deve conformarsi. Quindi Schmitt coglie, diciamo, questa specificità della misura sia rispetto alla legge, sia tra l'altro rispetto alla sentenza del giudice. Sentenza del giudice che anche lì reagisce a una situazione concreta. Sempre in un testo che anticipa di 2 anni, il 33, stiamo parlando del Hüter der Verfassung, cioè il custode della Costituzione, un testo del 1931, ritorna questa opposizione tra legge, che contraddistingue lo Stato legislativo, e Massnahme, misura. E giunge Schmitt qui apertamente all'interpretazione tutta politica del famoso articolo 48, secondo comma, della Costituzione di Weimar, che, diciamo, ricordo per chi non ce l'avesse a mente, diciamo, che il Presidente del Reich, di fronte a situazioni di pericolo, poteva adottare tutte le misure necessarie, tutte le misure necessarie, era una formulazione assolutamente generica, non c'era una tipizzazione, gli diceva tu puoi fare questo, questo e questo, no, era uno spettro indefinito di provvedimenti per ripristinare l'ordine, quindi la sospensione di tutte le garanzie individuali, dei diritti fondamentali, eccetera, ma non veniva assolutamente definito quali erano questi provvedimenti, non c'era un elenco tassativo dei provvedimenti da poter adottare. Faccio notare questo, che non è che questa, diciamo, questa specificità di questa norma costituzionale è rimasta solo nella Costituzione di Weimar, perché uno che amava molto Schmitt è un francese che, se stava a Berlino ai tempi in cui Schmitt insegnava a Berlino, René Capitan, e che poi sarebbe diventato ministro con De Gaulle nella Francia del 58, nella Costituzione francese del 58, cioè quella ancora attuale, c'è il famoso articolo 16 che pari pari riprende il secondo comma dell'articolo 48 di Weimar. Anche lì il presidente francese, di fronte a una situazione di pericolo per la sicurezza dello Stato, può adottare anche lì in maniera assolutamente generica qualsiasi tipo di misura volta a assicurare allo Stato, diciamo, la sua sopravvivenza, no? È il modello, quello che, diciamo, tutte diciamo, il discorso politico ha conosciuto sotto l'etichetta dei teorici della ragion di Stato tra fine 500 e inizio 600. Laddove lo Stato può crollare in un modo o in un altro, qualunque sia, diciamo, la sua causa, ecco che le regole del diritto debbono essere aggirate. Solo che qui viene costituzionalizzato, no? In qualche modo l'articolo della Costituzione, sia nella Costituzione di Weimar del 1919, sia nella Costituzione francese, ripeto, attuale, del 58, viene tipizzato questo articolo, senza che però vengano specificate quali siano i provvedimenti concreti e definiti che il Presidente può adottare. Ed è lì chiaramente che diventa sempre più forte l'idea, che a noi oggi ci risuona molto familiare, del concetto di misura come misura di eccezione. Diventa lì, diciamo, le premesse sia teoriche sia anche costituzionali sono state poste in quella fase lì. Al punto che negli anni 30, sempre in quella congiuntura culturale che vedeva molto favorevolmente, diciamo, il proliferare di queste visioni del diritto, diciamo così, emergenziale, quello che sarebbe diventato poi ancora una volta, perché poi De Gaulle pare che se le sia presi tutti, lui sì, era Radio Londra, però poi alla fine tutti questi che avevano posizioni un po' così, diciamo, presidenzialiste forti, se li è tirati dalla parte sua. Ebbene, quello che poi sarebbe diventato addirittura il ministro di Grazia e Giustizia del governo De Gaulle dopo la Costituzione del 58, tale Tet Gen, negli anni 30 scriveva una cosa molto semplice. Scriveva che se per esempio si tratta di intervenire in una situazione di disordine che si può creare, diciamo, in qualsiasi momento nella vita pubblica di una città, di un qualsiasi aggregato umano,
L'attività della polizia non deve essere giustificata dalla preesistenza di una legge che determina come la polizia deve agire, semplicemente perché la misura di polizia è svincolata dal criterio del primato del legislativo, perché, diceva Tetjen, è espressione della fase primordiale dello Stato, no? E quindi legge per lo Stato è anche la legge materiale di chi, dello Stato governo, che adotta una volontà per determinare un certo risultato nella società. Di conseguenza non c'è bisogno, dice Tetjen, contrariamente a quello che pensava un grande giurista dell'epoca, un po' precedente a lui, Oriou, un grande amministrativista francese. Oriou dice: c'è bisogno di una legge perché la polizia intervenga per reprimere, per esempio, una riunione che non è stata autorizzata. Niente affatto. La polizia, in quanto espressione dello Stato, diciamo, archetipale, cioè dello Stato come organismo che si impone e che quindi esprime la propria volontà, traendo, diciamo, fondamento direttamente da quel tipo di realtà, non ha bisogno che ci sia una mediazione legislativa. Legge è non solo la legge formale del Parlamento, ma legge è anche materiale, la legge materiale, cioè espressione di una volontà dello Stato. Ecco, tanto per dirvi quali sono, diciamo, gli scenari del dibattito che ancora oggi sentiamo un po' risuonare, diciamo, no? Ora, per andare senza, diciamo, per tagliare, per non indulgere, scusate, eccessivamente su questo che è diventato poi un tema classico della dottrina novecentesca e che riemerge, appunto, come dicevo, anche in articoli e tuttora vigenti, come l'articolo 16 della Costituzione francese, volevo semplicemente ricordare che dopo questa, diciamo, svolta di Schmitt, questa dialettica tra legge e misura diventerà una dialettica sempre più, come dire, ordinaria, al punto da diventare una forma di conciliazione. Se nel modello schmittiano si era puntato molto sull'urto tra questi due modelli di normatività, no? In cui si dava molto più importanza all'urgenza, alla capacità del governo di intervenire prontamente per risolvere il problema concreto che stava di fronte ai suoi occhi, ebbene, nella Germania della ricostruzione post-bellica, queste due nozioni, diciamo, di intervento normativo, la legge e la misura, troveranno un inesperato connubio. Si comincerà a parlare sempre di più, infatti, di cosiddette Maßnahmengesetze, letteralmente leggi misura, cosa che nella dottrina italiana passa sotto la locuzione di legge provvedimento. Io preferisco dire legge misura proprio perché, per fedeltà semantica, perché dà proprio di più l'idea, diciamo, di questa conciliazione tra opposti, che in realtà è ancora una volta dettata questa conciliazione dalla situazione concreta, cioè sempre la storia che poi determina lo spostamento del diritto, non è che poi il diritto, diciamo, allestisce la scena, però è pur sempre, diciamo, il portato di nuove articolazioni storiche. Ebbene, che cos'è una legge misura? La legge misura, come si dice nel vocabolario della dottrina italiana, legge provvedimento, di cui un discepolo di Schmitt, un famoso amministrativista come Ernst Forsthoff, darà una definizione, diciamo, esemplare. Ebbene, la legge misura è esattamente la legge che determina, viene meno in qualche modo le sue prerogative di astrattezza e generalità, perché individua uno scopo preciso da realizzare. Nella Germania della ricostruzione, cioè quando si devono attivare i sistemi di welfare, sia sul piano economico, sia sul piano, diciamo, più generico della creazione del benessere della popolazione, e quindi bisognava intervenire anche con degli incentivi, con degli aiuti all'economia, ebbene, questi incentivi e questi aiuti all'economia, agli investimenti, spesso venivano fatti attraverso leggi che andavano in una certa direzione, che individuavano un destinatario preciso. Erano queste le cosiddette leggi provvedimento, leggi misura, cioè che coniugavano entrambe, diciamo, le razionalità normative, no? Della legge come principio della razionalità generale e astratta, ma anche la realizzazione dello scopo concreto. Questa che sembrava una tensione che poteva porre dei problemi in termini dottrinali, la Corte Costituzionale di Karlsruhe l'ha risolta,
diciamo, è perfettamente legittima una legge di misura, ma semplicemente perché è lo strumento adeguato a far fronte a una situazione specifica, era quella della ricostruzione post bellica. Quindi diciamo queste due nozioni che in tutti gli anni 30 avevano vissuto un rapporto di tensione, soprattutto per chi diciamo, aveva in mente un'idea di ordine legata alla determinazione del caso concreto e quindi del rimedio al caso concreto, aveva spinto affinché la misura assumesse diciamo, un'ampiezza normativa e applicativa molto forte. Subito dopo diciamo, la guerra, questa tensione tende ad affievolirsi, al punto che questo Forstorff, non per caso allievo di Schmitt, rimpiangerà il fatto che nella Costituzione della nuova Repubblica Federale non ci sia più il famoso articolo 48, secondo comma di Weimar, perché dice sarebbe stato molto utile un articolo del genere, soprattutto in questa fase di ricostruzione economica, si sarebbero realizzate in maniera molto più spedita, molto più efficace, tutta una serie di riforme di cui l'economia ha assolutamente bisogno. Ecco che pertanto diciamo la legge misura si ispira fondamentalmente a un criterio fondamentale, che è quello della cosiddetta adeguatezza a realizzare un fine, la famosa Zweckmäßigkeit di weberiana memoria. E, se questa diciamo tensione tra legge e misura, così come è stata ricostruita attraverso gli esempi che soprattutto il costituzionalismo tedesco, ma che sono stati seguiti anche diciamo, dai dibattiti nella dottrina italiana degli anni seguenti, degli anni del dopoguerra, non è che le cose accadono solo in Germania, è in Germania che hanno preso un'ampiezza di riflessione, anche perché legata a certe vicende precise, che questa tensione tra legge e misura è stata di più focalizzata. Però ecco, per spostarci ulteriormente e vedere questo destino della misura attraverso una riflessione ulteriore che viene fatta, e quindi per uscire un po' dal perimetro più stretto della teoria del diritto pubblico, andiamo a vedere che ne è della misura nella riflessione che ne viene data per esempio da un autore come Michel Foucault. Michel Foucault è un autore che senza essere giurista è comunque stato capace di intercettare il concetto di misura come criterio normativo ben preciso a proposito di quelle che vengono oggi insomma, identificate come le forme biopolitiche contemporanee che traggono diciamo, la loro origine a partire dalla seconda metà del XVIII secolo. Quando cioè la popolazione, dice Foucault, diventa l'oggetto di misure di governo. Ebbene, il governo, per Foucault, ricordiamolo, è una, forse è diventata la tipologia proprio eponima del potere, no? Governare, dice Foucault, significa strutturare il campo eventuale dell'azione altrui. Quindi non si governano direttamente i soggetti, ma si governano le situazioni, l'ambiente, diciamo, ciò che circonda i soggetti, e governando l'ambiente circostante i soggetti, di riflesso si determinano un certo tipo di condotte, un certo tipo di risultati all'interno dei soggetti stessi. Ebbene, all'interno diciamo, di questa svolta che Foucault osserva attraverso la nascita dell'economia politica e attraverso gli strumenti che l'economia politica deve darsi per immaginare un ordine della società, Foucault osserva che grazie soprattutto all'intervento dell'economia politica c'è uno spostamento del paradigma classico della razionalità strumentale. Razionalità strumentale che attraverso l'economia cerca di mettere tra parentesi il rapporto tra comando e obbedienza che era tipico, diciamo, del modello sovrano hobbesiano. A differenza delle tecniche legali, che sono proprie di una sovranità che si, diciamo, dispiega su un territorio, e a differenza anche, dice Foucault, delle tecniche disciplinari, che invece tendono a strutturare degli spazi definiti, precisi,
caserme, asili, eccetera, all'interno dei quali c'è una distribuzione gerarchica e funzionale dei diversi elementi, diciamo, queste due configurazioni, la legge e la disciplina, sono diverse rispetto agli strumenti che invece l'economia politica che si sviluppa nella seconda metà del XVIII secolo esige. E qual è questo strumento che è proprio all'economia? Ebbene, Foucault dice che lo chiama, perché non è che si ritrova nei testi, lui la definisce come misura di sicurezza. Ed è la misura di sicurezza lo strumento privilegiato dell'attività di governo, in quanto si tratta di organizzare, questo lo cito testualmente, un ambiente in funzione di una serie di elementi possibili, cioè creare delle condizioni ambientali affinché poi si determini un ordine all'interno di quell'ambiente. Quindi non assistere, per esempio, direttamente il povero, ma cercare indirettamente di arrivare a forme di organizzazione dell'attività del mercato capaci di poi di poter far beneficiare indirettamente anche la popolazione bisognosa. Questo, diciamo, era la tipizzazione della misura di sicurezza, no? Intervenire sull'ambiente e non direttamente sui soggetti. Si capisce che focalizzandosi su questo tipo di normatività, ebbene, qui Foucault rompe il monismo causale mezzi fini e, diciamo, apre il campo, come potrebbe essere quello, diciamo, della volontà di un sovrano e la realizzazione di quella volontà attraverso una legge che si applica sul territorio, su una popolazione, rompendo questa direttrice, diciamo, classica, rapporto mezzi fini, ci introduce a una visione molto più articolata della normatività, in cui l'elemento imperativo diventa una delle variabili, ma non la variabile per eccellenza del comando sovrano, no? È una razionalità normativa che si declina in più modi. Sempre qua, diciamo, la cronologia foucaultiana è il XVIII secolo, quella su cui naturalmente pende Foucault, è l'economia come sapere politico che impone la sua lettura dei fatti sociali e quindi i rimedi appropriati per determinare quest'ordine. In questo contesto, che cosa si demanda, diciamo, da parte dell'economia al governo? Ebbene, si domanda l'economia al governo di meno, diciamo, di emettere ingiunzioni che siano finalizzate a uno scopo determinato, e più di organizzare le condizioni che facciano in modo che gli individui possano esercitare la loro libertà. Adesso qui ci sarebbe da aprire il discorso sulla fascinazione di questo modello che Foucault ha, diciamo, esercitato, ma lasciamo stare, questo non è il momento. Che cosa rende possibile questo nuovo dispositivo di governo? Lo rende possibile il fatto che emerge una nuova entità, la popolazione, che è un nuovo soggetto storico che in qualche modo fa da schermo, fa da diaframma all'applicazione dello schema comando-obbedienza, che è tipico tanto del modello politico hobbesiano quanto anche delle istituzioni disciplinari, perché tanto l'uno quanto l'altro suppongono una sorta di individuo trasparente all'ingiunzione di una norma e quindi un individuo pronto ad obbedire. Ebbene, è proprio il fatto che la popolazione emerga come soggetto che fa da schermo a questo rapporto tra volontà sovrana e individuo che si rimette in discussione proprio il modello tipicamente sovrano del rapporto di obbedienza che lega il popolo a un comando. Quindi si, diciamo, attenua la possibilità di rapporti verticali nel momento in cui si ha a che fare un soggetto denso come la popolazione. Dirà Foucault, per l'economia politica classica, in particolare lui guarda al discorso dei fisiocrati della seconda metà del XVIII secolo, la popolazione non obbedisce. La popolazione è un concetto che in sé non ha le capacità per obbedire, semplicemente perché è una nozione astratta, è una nozione costruita,
Cioè è una nozione fatta di variabili di tanto tipo, per cui non è personificabile la popolazione, come potrebbe essere un soggetto che reagisce all'ingiunzione di un sovrano, a un comando qualsiasi, diciamo. Non si possono dare ordini alla popolazione, si tratta piuttosto di gestirla e trattarla. Ecco, il termine traité in francese c'ha questa doppia declinazione, che è traité nel senso di amministrare, ma traité anche curare. Cioè è medico-amministrativo il concetto di, diciamo, su cui deve intervenire il governo quando ha a che fare con una popolazione. Traité la popolazione non significa che ci si aspetta che la popolazione obbedisca. Significa, diciamo, dispiegare una serie di strumenti che sono di natura essenzialmente medica-amministrativa. In questo caso si capisce bene che l'atto di governare non deve mirare alla disciplina del sociale. Non si tratta quindi, diciamo, di riaffrontare, di ricalcare, come spesso è stato fatto, di associare Foucault al paradigma della social disciplinarium, del disciplinamento sociale. Nel momento in cui si parla di governo, la disciplina scompare. La disciplina vale per segmenti specifici, spaziali, all'interno della quale questo complemento di soggetto nuovo, che è l'uomo disciplinato, può essere costruito. Ma la popolazione è per definizione indisciplinata e indisciplinabile, soprattutto. Ma allora qual è? Che cosa sta facendola? Che cosa ci sta facendo capire Foucault in questo ulteriore approfondimento del concetto di misura, cioè di misura di sicurezza, come la chiama lui? Ebbene, lui sta cercando di ripensare i meccanismi dell'azione strumentale in quanto inadeguati a spiegare il concetto e la logica del governo. Non si tratta più dello schema tipicamente weberiano, è la logica che da Aristotele arriva a Weber, di un mezzo sottomesso a uno scopo, secondo quello che è chiaramente è passato, diciamo, nel modello burocratico-amministrativo di Weber. Le tecniche del governo e le misure di sicurezza, quindi, che il governo adotta, suppongono un altro rapporto tra gli agenti, gli attori, le azioni e gli effetti delle loro azioni. Quindi, anziché pensare la logica di un piano che si proietta su uno scopo che si è individuato preliminarmente, e quindi, diciamo, individuare la catena dei mezzi attraverso cui realizzare questo scopo, è il tipico modello dell'azione strategica, la razionalità strategica, no? La logica del governo procede da un'analisi obiettiva delle forze in gioco. Cioè, caliamoci nella realtà, dice la logica del governo economico, no? Quindi le misure di sicurezza saranno delle misure che partono da un'analisi della realtà. Ancora una volta il concetto di misura condivide quello che è questo suo vecchio retaggio che i giuristi hanno, diciamo, da par loro analizzato. Anche Foucault arriva a questa stessa conclusione, no? Che la logica della misura di sicurezza deve necessariamente partire da un'analisi oggettiva delle forze in gioco, il che permetterà in seguito alla misura di sicurezza di lavorare in questa realtà e quindi di produrre una regolarità che è il prodotto di questo gioco reciproco tra gli elementi della realtà. Quindi partire dal reale, e la misura sarà il prodotto di questa analisi della realtà, del gioco delle forze che si operano nella realtà. Quindi, contrariamente alla normatività della legge o della disciplina, che entrambe suppongono un riferimento a un mondo ideale, no? Foucault dice: la legge immagina il negativo perché ha bisogno di fare l'inventario di tutte le prescrizioni e dei divieti, mentre la disciplina costruisce un modello di uomo complementare a quello della realtà. Ebbene, la misura di sicurezza che emerge dal governo preconizzato dall'economia trae la sua legittimità da tutti gli elementi implicati nella situazione, per sfruttarli secondo le circostanze concrete. Quindi la misura di sicurezza
è quella che, diciamo, la tipologia normativa che sintetizza al massimo la complicità tra decisione e realtà. Vedete che anche qui si arrivano alle stesse conclusioni che i costituzionalisti arrivavano attraverso i loro ragionamenti facendo il rapporto tra legge a legge e misura, solo che Foucault ci arriva attraverso l'ausilio del discorso dell'economia politica, che ha bisogno di criteri di normatività che non siano imputati a un sovrano, ma che siano invece dedotti dal libero gioco delle forze in campo, naturalmente del libero gioco degli attori in primis economici. Quindi ogni parte nel dispositivo di sicurezza è intellegibile esclusivamente all'interno dell'evento globale. Gli esempi che lui dà sono emblematici. Il caso della penuria: non si tratterà di intervenire con la famosa norma, diciamo, classica di polizia normativa, cioè di disciplinare, che dice diminuisce il grano sul mercato, benissimo, intervengo io con l'autorità pubblica e stabilisco un calmiere, un editto dei prezzi. No, questo è un vecchio modo di interpretare la normatività, no? In realtà si tratterà di far sì che ci sia libero gioco per gli attori nella società, e ciò che può realizzarsi come danno per il singolo, perché ci sarà sempre qualcuno che morirà di fame, però una volta che sono morti di fame alcuni, a livello della popolazione la ricchezza comunque crescerà. Stesso discorso vale per la misura di sicurezza sanitaria dell'inoculazione, che lui appunto analizza, cioè della vaccinazione. È probabile che a livello individuale ci sia qualcuno che ci rimetta le penne, sostanzialmente, attraverso l'esperimento del vaccino, però alla fine il beneficio sarà globale. Questo perché sostanzialmente è intervenuto questo indice di pertinenza, dice Foucault, che è la popolazione. Quindi capite bene che qui stiamo a che fare con una popolazione che è un'entità fittizia, non è solo un'entità naturale. Cioè la popolazione diventa quel tramite discorsivo grazie al quale una misura di sicurezza all'interno del discorso dell'economia politica nascente divenga possibile. Quindi, contrariamente all'imperativo strategico di Clausewitz, no? Cioè tipico, che riassume la logica del pensiero strategico, tu individuerai lo scopo, il più importante, il più decisivo, che avrai la forza di realizzare, e per questo sceglierai la via più sicura che tu ti sentirai di seguire, cioè quindi troverai tutti i mezzi adeguati per seguire questo scopo. Rispetto a questo modello qui, l'economia rimette in discussione attraverso il dispositivo di sicurezza, la misura di sicurezza, questo modello. Non si tratta più dell'applicazione di un piano che è concepito in anticipo sulla realtà, ma piuttosto di sfruttare il potenziale proprio alla situazione. In fondo si tratta di pensare, diciamo, l'efficacia, il concetto di efficacia, al di fuori della dittatura di un piano e del monismo causale mezzi fini. Dice Foucault, si tratta di capire su quale campo di forze reali ci si può situare per fare un'analisi che sarebbe efficace in termini tattici. Ecco, quindi, diciamo, ci troviamo in una situazione di pura immanenza. Non c'è un sovrano che da una torre di controllo dà il perimetro normativo ai soggetti, ma piuttosto la norma, perché non è che le si sfugge la norma, è dedotta dalla regolarità intrinseca al gioco economico. E questo è possibile grazie al fatto che si ha come termine di riferimento non l'entità singola individuale, ma questa entità cumulativa, che è, diciamo, un flusso di variabili statistiche, se vogliamo, che è la popolazione. Adesso io non so quanto mi è rimasto, penso ci siamo, che ci siamo, come tempi ci siamo. No, va bene, allora io mi concludendo per 2 minuti, va bene? Assolutamente. Io direi che a questo punto, diciamo, credo che un po' le coordinate di questo concetto di misura siano state individuate
attraverso la declinazione fondamentale di due discorsi. Un discorso, diciamo, della teoria giuridica, della teoria del diritto pubblico fondamentalmente, e dall'altro di una teoria che non saprei neanche se definire teoria, comunque di un'analisi discorsiva che è quella foucaultiana, che sicuramente, diciamo, non articola quel tipo di linguaggio e che però per altre vie si avvicina allo stesso discorso. Cioè, qual è il discorso? Il discorso è far prevalere innanzitutto la realtà e giocarsi la strategia normativa in funzione di quella realtà. Qual è questa realtà? La realtà è quella della popolazione. Si potrebbe a questo punto porre il problema, che è quello della nostra, diciamo, quotidianità, tutti questi dibattiti che si sono sviluppati in epoca pandemica, se questa misura, diciamo, serve, come diceva un epistemologo, François Dagognè, che ha diciamo, dedicato al concetto di misura una gustosissima analisi che si chiama Réflexion sur la mesure, nel 1993. Dagognè era un allievo di Bachelard, e a proposito diceva questo, diciamo, la misura, il metro, serve a quantificare una distanza, però anche la misura deve essere essa stessa misurata. Ciò che misura è questo in sé, pone la questione della sua misura. Il metro deve essere anch'esso misurato. E chiaramente è il problema che si pone il diritto. Cioè, che come si fa a misurare l'intervento della misura amministrativa? Quali sono i limiti della misura stessa? È qui che si apre il campo del discrezionale, cioè dell'atto la cui validità, per esempio, prescinde dall'essere conforme alla norma legislativa e costituzionale. Ed è naturalmente alla base, diciamo, di questo che tutta la riflessione sugli atti necessari e urgenti che si è sviluppata in contesto pandemico e che trova, secondo me, nella frase di uno dei grandi padri del diritto amministrativo italiano, Massimo Severo Giannini, diciamo, l'esemplificazione che scolpisce veramente il problema. Qui Massimo Severo Giannini, nelle lezioni di diritto amministrativo, diceva che sono gli atti necessari e urgenti. Gli atti necessari e urgenti sono quegli atti che hanno per presupposto un volgere di avvenimenti tale da far oggettivamente ritenere che interessi pubblici siano esposti a un pericolo di lesione irreparabile, per cui l'urgenza del provvedere raggiunga un'intensità tale da divenire necessità. Siamo ancora al problema della necessità che è fonte di legge, come pensava Santi Romano? Sicuramente no, perché questo significherebbe veramente, diciamo, oggettivare la capacità del normativo all'interno di una realtà predeterminata che gli può far dire qualsiasi cosa. Ci deve essere pur sempre una mediazione interpretativa in questo, no? Però fondamentalmente siamo lì, tutte le questioni che riguardano l'applicazione famosa, diciamo, del oramai famoso, famigerata, come meglio si voglia dire, del decreto legislativo numero 1 2018, cioè quello che è praticamente il codice di protezione civile, ruota attorno, le varie, diversi due articoli ruotano attorno a questo problema, cioè come misurare il metro, quali limiti porre alla misura del metro stesso. Ecco, io mi fermo qua. Grazie. Grazie. Ringraziamo il professor Napoli e chiederei se ci sono domande dal pubblico. La professoressa. Sì, sì. Ho premesso che facevo un discorso molto più largo per arrivare a questo qua, cioè all'ultima cosa che ho detto. Avevo delle cose anche da dire su questo, cioè sul codice della protezione civile, no? Perché sostanzialmente lì si pone il problema di una legge che è all'origine del cosiddetto stato di emergenza.
cioè una legge del 2018 che istituendo questa che va sotto il nome il decreto legislativo numero 1 del 2018 che va sotto il nome di codice della protezione civile, è all'interno di quella disposizione che viene stabilito la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del governo. E naturalmente qui c'è tutto il problema: attraverso quali strumenti poi si governa questa emergenza? La cosa strana è che, così come si è verificata qui da noi, non sono state tanto le ordinanze, il potere di ordinanza dell'autorità della protezione civile che è intervenuta, ma sono intervenuti più che altro i famosi DPCM, cioè i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il che in qualche modo pone, diciamo, un problema. Adesso, al di là del fatto se impattino sulla libertà individuale, questo insomma è un'altra questione. Cioè pone un problema di coerenza, cioè questa legge stabilisce che c'è un'autorità, l'autorità amministrativa, che deve prendere queste ordinanze, tutto il potere di ordinanze è fondamentale, quindi provvedimenti che possono derogare alle leggi ordinarie, questa è la questione. Ma questo è coperto legalmente, non c'è nessuna fuoriuscita dalla copertura legale. Ecco perché a me sembrano un po' pretestuose tutte le polemiche che esistono sull'eccezionalità, l'eccezionalità. È eccezione nel momento in cui fuoriesce dalla previsione legale, ma qui c'è una copertura, uno stato di emergenza, è previsto dalla legge. L'importante è seguire poi le indicazioni che la legge dà. Ecco, forse su questo sono state eseguite tutte le indicazioni che la legge ha dato. Ecco, probabilmente sarebbe stata più opportuna che quella legge che istituisce l'autorità, o meglio che istituisce, che regola, perché già esisteva, della protezione civile, a cui attribuiva questo potere di ordinanza, fosse stata proprio questa struttura a prendere le ordinanze adeguate, quindi diciamo provvedimenti amministrativi, provvedimenti quindi, misure, più che la Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso i suoi decreti, diciamo. Questo, diciamo, un po' tra le altre cose è stato osservato come un elemento un po' distonico rispetto a ciò che la legge prevede, diciamo. Questa autorità in definitiva è stata defenestrata rispetto all'attività del governo, diciamo che si è assunto un po' lui la capacità di governare questa emergenza. Ma secondo me emergenza è una cosa, stato di eccezione è un'altra, diciamo. L'emergenza è all'interno di perimetri legali predefiniti e non si pone nulla questio, diciamo. Piuttosto, ecco, se era il governo che dovesse intervenire e non invece l'autorità della protezione civile. E comunque stiamo parlando di provvedimenti amministrativi, di misure amministrative. C'è Matteo. No, c'eri tu. C'è un possibile problema che nasce un po' dall'arbitrarietà con cui qualcosa viene indicato un'emergenza oppure no, nel senso che una cosa che è un'emergenza è qualcosa di imprevisto che si verifica e che ha una certa gravità, nel senso che potrebbe essere imprevisto e anche insomma, potenzialmente pericoloso per le conseguenze. E quindi in virtù dell'emergere di questa emergenza si possa avviare una serie di protocolli che permettono di girare come diciamo procedure di carattere deliberativo, legislativo e democratico, insomma. Allora, sembra che il carattere di imprevisto dice qualcosa sull'evento, ma anche su chi in qualche modo è incaricato di fare delle previsioni, perché alcuni eventi si verificano che hanno un certo grado di probabilità, ma che non sono più possibili, quindi in qualche modo bisogna creare una situazione per cui tanto più uno è incompetente, incapace di prevedere, tanto più acquisisce il potere, perché può dire, non avendo previsto nulla, tutto quello che gli capita è un'emergenza, quindi lo Stato diventa la valenga, tanto che poi si agire con qualsiasi procedura democratica, mentre mi sembra che il processo legislativo dovrebbe anche mettere in conto che si possono verificare fatti gravi. Finisce che poi il processo legislativo è solo per una roba che non porta a niente, invece quando c'è qualcosa di importante da fare si fa poi la svelta Sì, sostanzialmente dice teniamo in considerazione anche quello è l'altro versante della misura, no? Che era quello di preventivare, diciamo, e di scongiurare a monte un disordine possibile, anziché di intervenire ex post con queste cose che inevitabilmente impattano poi sulle libertà individuali. Ma questo è sicuramente vero, ma le dirò di più che c'è anche una questione
anche abbastanza delicata in questo dispositivo della legge del 2018, quando per esempio l'articolo 7 dice esattamente questo, no? Che cos'è un evento emergenziale? Emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono con immediatezza l'intervento essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo. Allora, che cos'è che un po' stride in questa cosa, in questo articolo della legge? È che c'è una sorta di confusione tra presupposti e conseguenze. Questo, diciamo, la dottrina lo ha individuato. Perché nella lettera della norma, cioè dall'esigenza di utilizzo di mezzi straordinari, si ricava la categoria dell'evento di rilievo e non viceversa. Cioè un evento di rilievo sarà quello in cui ogni qualvolta si adottano dei mezzi straordinari, vuol dire che perché sono stati adottati i mezzi straordinari, allora quello è un evento di rilievo. Quindi non si tipizza, diciamo, l'evento di rilievo che può giustificare l'adozione di poteri straordinari, ma si deduce al contrario l'evento di rilievo perché sono stati adottati dei provvedimenti straordinari. E questa ovviamente, diciamo, è un'incongruenza, anche perché nel momento in cui io adotto un provvedimento straordinario, come tra l'altro è stato fatto, credo che qui a Milano ne siete pure un po' consapevoli del fatto che la fiera di Milano è stata spesso, diciamo, adottata, ci sono stati degli interventi fatti attraverso l'ordinanza di protezione civile, no? Cioè è l'intervento stesso, o meglio è lo strumento normativo che determina la qualità dell'oggetto su cui si interviene e non viceversa. Non è l'oggetto stesso definito a priori come emergenziale che poi legittima un intervento normativo adeguato, ma il fatto che l'autorità abbia preso quell'intervento in quella forma automaticamente si riverbera sulla natura dell'oggetto. Ma a quel punto qualsiasi oggetto può essere diventare emergenziale nel momento in cui tu adotti quel tipo di provvedimento. E questa è la cosa assurda, per cui sono adottati, perché naturalmente c'erano delle facilitazioni a livello burocratico, tutta una serie di velocità della realizzazione dello scopo, si sono adottati attraverso questo strumento di intervento, si sono realizzate cose che assolutamente emergenziali non lo erano, diciamo. Semplicemente perché questo intervento permetteva l'aggiramento di tutta una serie di pratiche burocratiche. Pensi solo ai codici degli appalti. Che cosa significa utilizzare lo strumento di un intervento della protezione civile in materia di deroga alle leggi sugli appalti, che insomma spesso le aggiudicazioni di REP, eccetera, eccetera. Questo è uno degli aspetti, insomma, che sono stati sottolineati come problematici della questione. Altre domande, rilievi, commenti? Sì, io un'ultima cosa volevo tornare. Prego. Sul concetto di misura e di legge, e volevo chiedere in che modo si inserisce la decretazione di urgenza, che poi è quella attraverso la quale, oltre ai DPCM, Governo Draghi siamo andati invece molto di più su decretazione, appunto, d'urgenza continua, però effettivamente sono misure che prendono poi forza di legge. Questa cosa quanto è equilibrata? Certamente sarebbe più equilibrata il 76-77 rispetto al DPCM, cioè ai decreti legge, perché poi quelli devono essere convertiti e quindi devono avere una copertura legale, quindi il Parlamento interviene. Rispetto a un DPCM che è tutto all'interno del cerchio ristretto del Consiglio dei Ministri, c'è minore garanzia, questo è evidente. Infatti si è fatto notare, io ripeto, parlo non da tecnico della dottrina costituzionalista, però insomma dalle letture che ho fatto si è fatto notare che è preferibile che ci sia la decretazione d'urgenza, per quanto svalutata, per quanto adottata per altri motivi in tante altre circostanze, in maniera tale da mettere il Parlamento di fronte al fatto concreto, ma che comunque il Parlamento ci deve intervenire, tant'è vero che deve essere subito sottoposto alle Camere, deve essere convertita, altrimenti poi decade. Meglio quello che invece una forma, diciamo, derogatoria come quella del DPCM, che in definitiva non trova questo riscontro parlamentare.
questo sicuramente è la forma classica attraverso cui l'urgenza è pensata in termini normativi. La Costituzione aveva previsto questo, diciamo, atti aventi forza di legge rispetto a una situazione che non può tollerare le lungaggini della legge, cioè le forme del diritto. Ma guardi, questo sul tempo è fondamentale. Il problema del tempo è fondamentale. Già da sempre, nella lunga storia, diciamo, del diritto, diciamo così, amministrativo, faccio un esempio particolare, molto... Goethe, tra le altre cose, è stato anche ministro di polizia di questo piccolo unità territoriale che era il Ducato di Sassonia. E il Duca, a un certo punto, dovevano risolvere una questione riguardo al fatto che un tizio con la sua, un professore dell'università di Jena, con la sua rivista, attaccava tutti, attaccava il mondo accademico, le autorità politiche. Allora lì a un certo punto questo si rivolge a Goethe, perché era suo intimo amico, dice: come bisogna fare? E Goethe gli dice: guarda, tu vuoi seguire le regole del diritto? Non te ne uscirai più. Qui deve intervenire la polizia. Con un ordine di polizia gli si chiude la rivista e basta, perché se ti imbatti nelle procedure giuridiche, il diritto ha i suoi tempi, il diritto è forma di garanzia perché comunque è sottoposto al contraddittorio, tu non sai se di fronte a un giudice questo viene là e ribalta, diciamo, attraverso la sua capacità dialettica e quindi orienta il suo favore quello che invece tu vorresti realizzare, cioè la soppressione di questa cosa. E ti dico, lo strumento adeguato è quello. Ecco perché, diciamo, l'amministrativo realizza questa economia, che se ne dica, diciamo, no? Le lungaggini burocratiche, sì, sono lungaggini burocratiche, ma rispetto all'iter formale del diritto, è l'atto esecutivo ha, diciamo, dei canali di adattamento molto più anche per certi aspetti arbitrari, che però fanno, diciamo, realizzano, se procede in maniera spedita, se un'amministrazione funziona, realizzano molto più velocemente che attraverso le procedure legali ordinarie. Va verso questa estensione, almeno dal mio punto di vista, dei provvedimenti amministrativi per regolare ogni cosa, e le leggi, come sosteneva giustamente dal mio punto di vista sempre un altro ascoltatore, perdono di valore. Sì. Uno degli esempi, poi forse se ne parlerà più tardi, io purtroppo non potrò esserci, è il famoso decreto di aperture che ha modificato il codice della privacy, stabilendo poi anche in fase di conversione del Parlamento, che basterà un atto amministrativo di qualunque amministrazione, quindi anche un anello per dire, di qualunque amministrazione, per togliere, accedere, utilizzare, scambiare tutti i nostri dati, compresi i dati che dovrebbero essere più tutelati anche a livello di GDPR. E questo basterà, non bisogna passare da una legge, ma semplicemente un funzionario fa un atto amministrativo. A questo punto lo Stato che cos'è? Sono solo i burocrati che sono dentro all'interno dello Stato che fanno arbitrariamente prendono arbitrariamente le loro decisioni, non è più uno Stato di diritto, di legge o no? Cioè di capire il meccanismo, no? Sì, cioè il meccanismo, allora, per quanto adesso sulla vicenda specifica, poi sicuramente Carlo Pragino li interverrà con la competenza che io non ho, ovviamente. Allora, io ho cercato anche un po' di storicizzare la questione della misura e del provvedimento e farne vedere anche la sua matrice storica per renderla meno aliena, diciamo, al discorso giuridico dominante, perché spesso è facile dire diciamo, lo Stato di diritto prevede la preminenza della legge come se la legge in sé è un criterio normativo a autosufficienza, o come se il rapporto tra legge e atto normativo amministrativo, quindi atto che in teoria gli è subordinato, vada da sé, diciamo, come se questa sorta di subordinazione dell'amministrativo fosse una sorta di naturale proseguimento, prolungamento della volontà della legge. E le cose non sono così, diciamo, così come non lo è neanche per il giudiziario, perché non è che il giudice è la bocca della legge, come pretendevano i francesi. C'è sempre un adattamento, un'interpretazione, ma per l'amministrazione c'è sempre anche una sfera, la famosa, più o meno diciamo affermata o legittimata discrezionalità amministrativa, che fa sì che comunque mai il dettato normativo generale astratto
possa arrivare all'apprensione concreta del problema, quindi a tradursi, diciamo, sui corpi, sul corpo vivo della popolazione, senza che ci sia una forma di adattamento e quindi una forma di autonomia. Il problema è capire in che termini ci sia una discrezionalità che la legge autorizza, oltre quella che oggettivamente, funzionalmente direi, è propria all'attività amministrativa. Cioè, cercherei un po' di farla, di essere un po' funzionalista in questo. Cioè, ecco. Chiaramente il discorso della protezione dei diritti, il discorso delle garanzie individuali, il discorso della preminenza del legislativo sull'esecutivo, che l'esecutivo appunto per definizione deve essere una emanazione della volontà popolare, questo nulla questio. Emerge anche, diciamo, un piano di confronto con la realtà e quali sono le tecniche diverse attraverso cui ci si confronta con la realtà. Il discorso critico non è per questo messo, diciamo, in discussione dall'approccio funzionalista. No, certo. Bisogna tenerli presenti entrambi. Direi grazie a chi ha fatto domande e grazie soprattutto a... Grazie a voi. Grazie.